Buongiorno e bentornati nella nostra rubrica tecnica Come Fatto. In questa puntata vi racconteremo come nascono i pali in ferro, prodotti che vengono realizzati con diversi rivestimenti e lavorazioni per ottenere i migliori risultati in termini di resistenza e praticità. Siete pronti? Venite con me in produzione. La prima fase consiste nel caricare il nastro di acciaio e posizionarlo sull'aspo svolgitore. La bobina viene inserita all'interno della macchina profilatrice che eseguirà la successiva lavorazione. In questa fase, il nastro passa attraverso una serie di rulli che imprimono al metallo la forma del palo in ordine di produzione. Qui vengono realizzati anche i ganci attraverso uno specifico processo all'interno del macchinario. Al termine della profilatura, il palo passa attraverso un dispositivo che lo taglia alla lunghezza prestabilita, indirizzandolo verso l'ultima fase di confezionamento. I pali terminano il loro percorso direttamente nel carrello di confezionamento, dove, una volta raggiunta la quantità stabilita, vengono portati nel luogo di stoccaggio. I pali vengono poi spediti in tutte le destinazioni del mondo con un servizio di trasporti internazionali che consente la rapida e sicura ricezione della merce.